Di treni, concorrenza sleale, di che si tratta? No, non è una denuncia per concorrenza sleale, questo è un titolo giornalistico. Questa è una conferenza stampa che abbiamo voluto convocare per due motivi. Primo, per spiegare quali sono i progetti che Amet ha in mente nel settore elettrico a breve, quindi è giusto che la cittadinanza tranese fosse a conoscenza. E poi per spiegare anche come si legge una bolletta, tenendo conto che noi oggi siamo su un mercato tecnicamente differente rispetto ai nostri competitor, in quanto noi siamo al mercato tutelato perché siamo anche distributori di energia, mentre i nostri competitor sono al mercato libero, per cui praticamente l'utente potrebbe passare al mercato libero. Però volevo spiegare che una bolletta dell'energia elettrica va letta attentamente, non è così complicata, però esiste una quota che riguarda il trasporto di energia che l'utente paga e che quindi quella la pagherà comunque l'Amet, l'utente di Trani, perché Amet ha l'esclusiva delle reti. Poi c'è una quota che è quella dell'energia elettrica consumata e poi c'è un'altra quota che è quella delle tasse che lo Stato applica al consumo. Quindi questi tre elementi costituiscono poi la somma finale che viene in bolletta. Tutto qui, questo è quello che io volevo spiegare. Pertanto ogni persona che deve, insomma, guardare, perché in un momento anche di crisi tutti guardano con maggiore attenzione quelli che sono i costi domestici, approfondire e quindi evidenziare queste tre parti della bolletta. C'è scritto trasporto, energia e tasse. Conviene ancora per i trenesi collegarsi all'Amet? Io credo di sì, perché comunque noi svolgiamo il nostro servizio, non potrei dire diversamente, ma proprio perché noi vogliamo essere maggiormente competitivi. Così come era stato anche da tempo evidenziato attraverso determinati percorsi che erano stati posti in essere, che noi abbiamo un po' modificato come orientamento dell'azienda, noi a breve passeremo anche al mercato libero, quindi saremo maggiormente competitivi e non venderemo energia solo ai tranesi, ma andremo a vendere energia anche nei paesi limitrofi, ad Andria, Barletta, Biceglie, nell'Abate. Daremo priorità all'Abate per poi andare a vendere energia anche in tutto il resto della Puglia. Volevo dire che anche per i risparmi Amet, in ottemperanza alle disposizioni nazionali, ha applicato già le tariffe differenziate, sono già in vigore, sono già in atto e pertanto chi più consuma durante le ore notturne, cioè nella fascia serale dalle 20 in poi, e se durante quella fascia si riuscisse a consumare oltre il 50% dell'energia consumata durante tutta la giornata, si riesce ad avere dei risparmi anche intorno al 10% in bolletta. Questo chiaramente, al di là delle ironie di chi può dire ah, allora puliamo la casa la notte, perché queste sono ironie di basso livello, che fanno parte anche quelle del folklore, perché a treno dobbiamo farlo sempre tutti, quindi va bene così. Però è chiaro che il maggior consumo è dato dall'utilizzo degli elettrodomestici. Non è che se uno vuole cucinare un pollo nel forno gli dà un consumo del 50% di quello che consuma tra energia. È chiaro che la lavatrice, l'asciugatrice, la lavastoviglie possono essere programmate per andare in funzione in maniera consecutiva durante la notte. Quegli elettrodomestici, se fate il calcolo, sicuramente consumano il 50% di tutta l'energia, perché non è la lampadina che consuma l'energia o il frigorifero, quello che consuma sono questi elettrodomestici di cui vi ho detto prima. Per cui programmando questi elettrodomestici in partenza dopo le 20 si riuscirà ad avere per le famiglie uno sconto interessante. Ma per passare, Presidente, dal mercato tutelato al mercato libero, l'Amet riparte proprio con Amet Energia adesso, con una sua società partecipata? Questa è una domanda intelligente, adesso, perché in effetti è una domanda che presuppone tutto un percorso. Per passare al mercato libero, noi siamo andati a parlare proprio venerdì all'autorità a Milano, cioè l'autorità è formale, abbiamo parlato con quelli che fanno la legge, ecco, giusto per dirlo in termini chiari.
All'autorità abbiamo posto una serie di domande che onestamente erano così complicate che neanche loro sono riusciti a darci una risposta immediata e ci manderanno una mail a breve. Perché l'obbligo del passaggio dell'energia al mercato libero e quindi alla differenziazione tra gestione delle reti separata, la banda, e alla gestione degli utenti comporta una scissione di rami d'azienda, no? Come hanno fatto tutte le aziende in Italia, cioè l'azienda reti e l'azienda vendite. E Amet Energia Acciaieria. Questo succede però, Amet Energia Acciaieria noi l'abbiamo ripresa dalla liquidazione. Però c'è da dire questo, che Amet quest'obbligo l'autorità lo pone per tutte quelle aziende che hanno 100.000 utenti minimo. Al di sotto dei 100.000 utenti, perché Amet ne ha 32.000, non c'è questo obbligo qui, quindi di fatto noi potremmo vendere energia al mercato libero, però nell'ambito del territorio tranese, già oggi di fatto. Però su questo anche l'autorità non è sicura. A qualcuno l'autorità, perché anche loro sono entrati in contrasto, ci dicevano no, ma forse voi potete vendere al mercato libero anche fuori. Quindi neanche loro sapevano cosa dirci. Un altro ci ha detto ma perché non ci volete scindere la vendita, scindete le reti ed è state con la vendita. Allora che noi abbiamo detto va bene, allora, visto che la materia è complessa, la norma non è chiara perché la norma è tarata su quelle società che hanno 100.000 utenti. Noi siamo gli unici, forse in Italia o tra i pochissimi in Italia, ad essere proprietari di reti e ad avere meno di 100.000 utenti, dobbiamo verificare la possibilità di poter andare al mercato libero senza fare nessuna cessione, ovvero scindere le reti e lasciare l'energia. Noi per il momento Amet Energia l'abbiamo riesumata, poi dopodiché che Amet Energia gestirà le reti o gestirà le vendite lo vedremo successivamente in base a quello che l'autorità ci manderà a dire. E per questo voglio dire che andremo per vendere l'energia a trovarci un partner con il quale ci andremo a fidanzare, non entrerà in società con noi, ma sarà sempre tutto 100% Amet, passaggio al mercato libero. Lo gestiremo in house, diciamo, con le nostre forze, con le nostre professionalità interne, cercheremo laddove c'è necessità di aumentare anche la pianta organica nel momento in cui ci dovesse essere necessità, perché noi non rientriamo nelle norme delle aziende pubbliche della 163 sulle assunzioni, ma dobbiamo temperare, così come dice anche la nuova normativa pubblicata sulla gestione dei servizi pubblici locali. Noi non siamo un servizio pubblico locale, per cui con il nuovo regolamento Amet Energia, Amet, tranne che i servizi pubblici locali, trasporti o altro, non ha nulla a che vedere né sotto il profilo di tutto quello che la norma dice. Noi siamo avulsi da questo articolo 2, articolo 1 praticamente del decreto pubblicato. Le aziende di energia, gas, distribuzione di energia, gas, ferrovie regionali non sono chiamate ad applicare queste norme. Pertanto noi possiamo tranquillamente aumentare il nostro organico, sperando di portare Trani ad essere un volano per l'occupazione non solo della città di Trani, ma anche essere un'azienda di riferimento di tutta la nuova provincia.